Buongiorno, buongiorno carissimi. Allora, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo un nuovo video. Video che avevo promesso nel video scorso. Faccio un video sugli ultimi acquisti che ho fatto nel negozio di scarpe. Ho preso le ultime cosine che rimanevano, cioè voglio dire le ultime cose che mi interessavano a me. Mettiamo così, con la luce non si vede bene. Quindi ho preso ancora altre scarpe. Sì, signori, ho preso ancora altre scarpe perché io, se vado a calcolare quanto ho speso tra mio figlio, mio marito e io, non è nemmeno il prezzo di un paio di scarpa di, non lo so, di 70 euro, penso nemmeno. Quindi ho fatto degli ottimi affari, non ho speso carissimo, mi sono riempita di nuovo il mio guardaroba di scarpa con scarpe nuove, con prezzi veramente bassi, bassi, bassi. Quindi ragazzi, io vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto al negozio, ma penso che adesso no, ritorno più perché se no compro ancora. Allora basta, adesso mi sono detto ho preso quello che avevo bisogno, quello che mi occorreva e non prendo più. Allora, per cominciare, ho preso questa borsa. Allora, eccola qua. Mi sono presa questa borsa a fiori con, vedete, sono fatta così. Con la tracolla blu, ecco qua. Questa l'ho presa perché, come vi dico sempre, io quando vado al mercato, invece di portare la mano sul braccio, mi piace portare a tracolla. Ecco qua. E metto meno cose e sono più pratica per quando si va al mercato a fare la spesa. Allora, l'interno è così. Il bello è che qui, vedete, in questa parte davanti, si apre e esce un'altra pochette, vedete? E qui ci si può mettere il telefonino, ci si può mettere un portafoglio leggerissimo, fine sottilissimo, non lo so, una medicina oppure non lo so, un portafogli, insomma, si può mettere qualunque cosa qui dentro, un maquillage che non è troppo spesso, insomma, questa diventa un'altra pochette che è bella grande, vedete? Bella profonda, vedete le mani? Quindi questa diventa pochette. Questo ho trovato veramente un'idea bellissima. Io ho provato a metterci il mio cellulare e ci sta benissimo, ma si può mettere, come ho detto, tranquillamente un borsellino, qualche cosa che non è troppo spessa, qua dentro va benissimo. Poi, come ci sta la lambo, ecco qua la lambo, ecco qua ci sta ancora tutto di pelle e dentro. Non è grande grande, però come vi ho detto, per portare le cose più utili quando si va al mercato, questo è l'interno, non so se lo vedete bene, no, penso di no. Comunque, ci sta un'altra pochette qua con una lampo qui e poi ci sta per mettere il telefonino e un'altra pochettina. In mezzo è così. Non è grandissima, però è molto comoda per quando si va oppure andare a fare una passeggiata a piedi. Non lo so, volete andare a fare una passeggiata a piedi al parco, volete andare a spasso con i bambini, invece di portare la borsa che è molto più, diciamo, più pesante, più, diciamo, più impegnativa, una borsa grande. Questa va benissimo, si mette a tracolla. È un bel colore, bello vivace. A me è piaciuto moltissimo. Che ne pensate? Allora, questa borsa adesso non mi ricordo più i prezzi, ma vi dico che sta al 70%. Quindi, se, non so se ho messo il biglietto di quanto ho speso, ma penso di no. Allora, questa stava 19 euro. È facile, 19 euro. Stava al 70%. L'ho pagata 6 euro, quindi 5,99 euro. Allora, cosa ne dite? Io la trovo veramente bella, i colori veramente estivi, questi bel colore celeste, verde Tiffany, un bel rosa, un fondo blu scuro, blu marino. Ah, poi ci sta la pochetta qua, ecco, non l'ho fatto vedere, c'è un'altra pochetta qui, quindi è molto, ci sono molte comodità in questa piccola borsa, che poi non è proprio piccola piccola, vedete? È una bella borsa comunque, vedete? Ok, quindi questa borsa a 5,99 euro, che nemmeno al mercato si trovano a questo prezzo. Poi, allora, mi sono preso un altro paio di
di scarpe da tennis. Vi ricordate nell'ultimo video delle scarpe vi avevo fatto vedere che avevo preso un paia blu con delle paillette? Ebbene sì, mi sono preso ancora un altro paia blu con le paillette, ma questa volta sono tutte paillette. 1, 2, 3, queste le ho messe già, le ho già messe, eccole qua. Queste sono le paillette, ma sempre blu scuro, vedete? Sono bellissime, io le adoro, le ho messe, mi sentivo proprio, prima di tutto, comodissime. Ecco qua, le ho messe solo una volta ancora. Prima di tutto comodissime e poi sta tutto questi strassini, vedete? Queste paillette, altre che più che strassine, dietro ci sono fatte così. Ci sta il jeans blu, sì, cotone, non so che cos'è. E questo blu è veramente bello. È sobrio, non si vede, anche se sono paillette, non è quel colore chiaro che si vede da lontano. Voglio dire, ecco, brillano, ma sono... Comunque, questi qua mi sono piaciuti tantissimo, come l'ho visto. Anche questi l'ho preso dove si vendono le scarpe per i bambini, vedete? Sono ritornata bambina, kids di nuovo. Allora, questo numero 36, 19 euro, quindi 70%. Anche questi 5,99 euro, ok? Ho posto. Quindi anche questi, presi. Poi, presi ancora per me... dei sandali. Allora aspettate, faccio vedere questi non l'ho rimesso a posto, aspettate un po', ecco. Se no sembrano tutti male, ma se messi male non mi piacciono, ecco qua. Ok, questi ancora non li ho messi, li ho solo provati nel negozio. I sandali sono questi, vedete come sono carini. Prendo uno solo. Questo è il sandalo. Allora ci sta questo color argento bronzo, ma un bronzo chiaro così. Vedete un po' come sono carine. Dentro ci si sta da veramente una meraviglia, sembra che stiamo in ciabatte. E il piede non esce. Quest'anno io porto scarpe così quando non le ho mai portate. A me se non erano chiusi davanti il piede scendeva, quest'anno il piede va benissimo. Non so se ho trovato le forme che vanno bene, perché io aperto così non le avevo mai prese. Ma come sta questo, più questo che tiene il piede non scende, quindi vanno benissimo. È la prima volta che io porto scarpe aperte davanti così. Quindi questi sono il primo paio. E queste qua stavano 14,99 euro. Quindi le ho pagate uguale, 5,90 euro, no, nemmeno. Questi li ho pagati 70% 3 e questi 4,50 euro, 4,50 euro. Ecco qua. Quindi proprio niente. Vi ho detto, se io calcolo tutti i prezzi di tutte le scarpe che mi sono preso, non arriviamo forse nemmeno a 70 euro. Ah, ben penso nemmeno. Poi ho preso un altro paio, sono uguale, ma sono su questo colore rosa. Ecco qua, color nude. Aspettate un po'. Color rosa cipria, chiarissimi. Ecco qua. Scusate, aspettate, adesso li abbottono perché li avevo misurati e non li ho rimessi a posto. Ecco qua. Queste sono i sandali. Vediamo come sono carini? Sono bellissimi. Con questo color oro rosa, e anche questi stanno benissimo, sono comodissimi, non li ho ancora messi, li ho solo provati, ma mi piacciono un sacco. Il colore è bellissimo, sono colori stupendi, veramente, che mi piacciono tanto. E anche questi, quindi, lo stesso prezzo. Questi li ho pagati ugualmente 14,90 meno 70% 4,50 euro. Ok, e per me è finita, basta, non prendo più niente. Adesso passiamo, ho preso un paio di scarpe a mio marito per quest'inverno, perché l'ho preso per mio figlio, ve le ho fatti vedere, adesso faccio vedere quelle che ho preso per mio marito. Ok, allora abbiamo avuto proprio una fortuna, perché 42 erano finiti, e mio marito quest'anno, non lo so, i 42 sono grandi, ha preso un 41, quindi ha preso un 41. E le scarpe sono queste, vedete, sono come scamosciate così, ecco qua.
pelle un po' scamosciata così, e le scarpe sono queste per l'inverno, sono bellissime. Ecco qua, questo filet rouge. Ecco le scarpe. Molto molto belle, comodissime. Mio marito ha detto che gli vanno veramente bene, sono comodissime. Proprio scarpe invernali, il colore è bellissimo, bel colore grigio. Che marca è? Authentique Vintage 86. Ok. Allora, queste scarpe a mio marito le abbiamo pagate. Aspettate un po' che metto a posto. Allora, vi faccio vedere. Allora, stavano, ecco qua. Stavano 49,99, quindi 50 euro. 50 euro, quindi 50 euro al 70%, abbiamo pagato 15 euro. Ecco qua. 15. Cioè, voglio dire, 15 euro un paio di scarpe così invece di 50. Come mio figlio invece di 70 le abbiamo pagate, mi sembra 21, mi sembra. Voglio dire, questi prezzi più bassi di questi nemmeno al mercato si trovano. È qualità buona, è un negozio buono, e quindi vendono calzature proprio di qualità. E quindi io quest'anno sono stata proprio contenta di aver trovato questo negozio, che sta, non so se chiuderà, non lo sanno nemmeno loro. Per il momento stanno togliendo tutto, perché forse faranno un parcheggio per le macchine, per questo stanno chiudendo un po' tutti questi negozi. E niente, ragazze, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Quando siamo arrivati a 12 minuti già, e quindi queste vi ho fatto vedere tutte le scarpe che ho acquistato quest'anno. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona giornata o una buona serata se lo vedete di sera, e noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacione forte forte. Ciao, ciao a tutti. Baci. Bye bye.